Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Anzi, ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi voglio parlare di Matt Thompson, che è il batterista di King Diamond, è veramente bravo. Ho avuto modo di vederlo diverse volte dal vivo. L'ultima qualche anno fa, quando sono andato con i Cripple Bastards a San Antonio, all'Hauscore Horror Fest, e c'era anche King Diamond. E Matt Thompson un giorno mi ha impressionato veramente, veramente tanto. Guardiamo insieme questa sua esibizione. Questa è la camera di Sick Drummer e vedremo insieme uno veramente forte. Anche dal vivo, quando l'ho visto io, era così preciso, sempre mica, sembrava dentro una drum machine, non perdeva un colpo. Io poi non sono un grandissimo fan di King Diamond, perché la voce è così, non mi fa impazzire, però quando li vedi quello spettacolo lì è impressionante. Poi la chitarra c'era anche il mitico Andy La Rock, che ho conosciuto quando con i Causewave abbiamo fatto il mixaggio di Dead and Dreaming, perché siamo andati in Svezia da lui, e qui ci raccontava che suonava con King Diamond, lo sapeva con i Death, quindi ovviamente quando l'ho visto non si è ricordato di me, manco per sbaglio. Te la mano di Mick Thompson. Già questi terzinati qua, manderebbero a casa un sacco di gente, non sono facili. O almeno sono specifici, se non li hai mai fatti, poi nel metal almeno sempre suonare in sedicesimi, ottavi, le parti di terzinate, così andamenti in sei ottavi non sono così comuni da fare così bene. Bella questa. Voglio vedere questa. Bella la settina con lo scorpettino in mezzo. La cosa che quando parlo di quads sono due con le mani in tatta, tu con i piedi. Questo è un classico, due quads. Sì. Dopo i colpi con le mani, si quelli con i piedi. Una precisione molto new school, tra virgolette, con del bass feel e delle idee, ovviamente, di quel periodo lì, cioè comunque perfetti. Ah, vedi che poi ti affetta la sua andare. Oh.
questo ritmo che si chiama tipo il ritmo da gruppo rock di Saga di Paese. Tutta, 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 tutta. Però, peccato che non è una Saga di Paese, guardate quanta gente c'è dietro. Anche quando l'ho visto io era così, precisissimo, pulitissimo, volumi super bilanciati. Questo è un take da disco, magari c'erano due rullate che si potevano eventualmente rifare, ma il take da disco è impressionante, bravissimo. Anche la cosa di classe, come si può Beh, anche qua. Bravo, 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 Matt Thompson. Finale, tucu tucu tru, col slam con la cassa, quindi top. Quindi, questo proprio batterista della Madonna, come vi ho detto, anche quando l'ho visto io era stra-preciso, sono quelle cose che dal vivo, cioè, sono quelle cose che importano. C'è poco da fare, non è che fai 50.000 cose che non si capisce un cazzo, questo qui, a parte che ne ha fatte non 50.000 ma diverse. Precisissimo, pulitissimo, grande controllo di suono, grande timing, quindi per me Matt Thompson promosso alla grande, promosso più lui di King Diamond, con tutto il rispetto del mondo, che io non sono fan di Diamond, ma non posso che apprezzare un batterista di questo livello. Ragazzi, un like, un commento, fatemi sapere che ne pensate. Matt Thompson è un grande batterista. Nel suo profilo da poco ha posto anche un video in cui suonava una canzone death metal. Non me l'aspettavo e la suona molto 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 bene. Quindi aspetto i vostri commenti, grazie ancora per seguire con entusiasmo, come vedo dai commenti, questi video. Un abbraccio e a presto. Ciao!